La 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 la. Aspetta il suo cavaliere. Libertà, libertà, libertà. La bella che prigioniera. La 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 la. Ha un nome che fa paura. Libertà, libertà, libertà. La bella che è addormentata. La 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 la. Ha un nome che fa paura. Libertà, libertà, libertà. Thank you.
Ben trovati. Questa è la compagnia di Ressale, insieme a Ninfa Giannuzzi e a tanti ospiti. Compagnia di Ressale perché ipoteticamente guardiamo ad un passato e ci proponiamo un futuro migliore. Questa sera cantiamo la lotta, cantiamo la pazienza, cantiamo l'impazienza. E quindi faremo un viaggio nei canti anche della tradizione d'Italia. Adesso andiamo avanti con un canto salentino, si chiama Staccare lo sereno delle stelle ed è una pizzica che racconta di una serenata di una donna. Thank you.
σαντανά, όπως άλλα με περνάω καλά καντάρι. Un caro amico col quale ho tantissime passioni, non ultima quella del cantautorato italiano. In questo caso lascio a lui due parole di presentazione della canzone, di descrizione del racconto che fa Gian Maria Testa. La canzone la canterà Massimo Donno. Che c'è un'ora della sua presenza, un applauso a Massimo. Grazie. Ma poco da aggiungere in realtà, tanto grazie a lui per l'invito. Io... E il prossimo pezzo appunto si chiama Mercato di Porta Palazzo ed è una canzone appunto di Gian Maria Testa. È difficile parlare di un brano che già di per sé racconta una storia, per cui ve la facciamo ascoltare. Di Porta Palazzo fanno la fila, le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo, si lasciano indovinare sotto le gonne, si lasciano indovinare sotto le gonne nere. E sopra il molo del caricamento fanno la coda,
gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento, si lasciano perquisire sotto le giacche, sotto le giacche, si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma la mattina di luna d'inverno c'era la neve, c'era la neve, sulla piazza succede un inferno, tutti a chiedersi come, dove, dalla coda del caricamento qualcuno grida, qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo tra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che sfavora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. Alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori. Favoriscono un documento, anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul solo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono, neanche qualcuno che dica niente, sono la gente che tira e che spinge attorno ai garofani e alle gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore. Si lasciano perquisire sotto le giacche, sotto le giacche, si lasciano indovinare sotto le donne e le gonne. Ho scelto di fare una canzone d'autore, intanto che prendiamo il tamburello che funziona, è legata al fatto che studiando, ricercando, facendo ricerche, ascoltando tanta musica, ci siamo resi conto ben presto che se non si parte dal passato non si può andare avanti, e c'è un forte legame tra il lavoro che hanno fatto i cantautori italiani, i cantautori del mondo, con la musica di tradizione. Basta ascoltare la tradizione per rendersene conto di quanto sia stata importante e di quanto abbia potuto influenzare sia musicalmente che poeticamente. Stornelli. Vabbè, basta con i discorsi seri, ho capito. Vai, maestro. Thank you.
dice Samuele Tommasi. Grazie. Ah, oh, c'è. Siamo arrivati a metà della scaletta. A questo punto facciamo un canto sull'immigrazione. È un canto che è stato composto alla fine del XIX secolo ed era il periodo in cui moltissimi italiani andavano a lavorare in America. E questo canto racconta di quanto fosse doloroso per chi restava continuare la quotidianità, continuare la vita. E c'è il modo, la scrittura di questo brano di tradizione, che è toscano, lascia proprio quel senso di toscanità, quell'amaro in bocca, quel sorriso amaro nel suo testo. Italia bella, mostra di gentile. L'operaio non lavora e la fame lo divora, e qui i braccianti non sanno come si fare andare avanti. Spereremmo il Novecento finirà questo tormento, ma questo è il guaio, il peggio tocca sempre all'operaio. Italia bella, mostra di gentile, e i figli tuoi non li abbandonare, se no ne vanno tutti in Brasile e non si ricordano più di ritornare. Ancora qua ci sarebbe da lavorare senza stare in America, amica. Ancora qua ci sarebbe da lavorare senza stare in America, amica. Sulla faccia e per guarire non c'è la medicina. Ogni dono si sente dire con là dove la conta del caffè. Ogni dono si sente dire con là dove la raccolta del caffè. Thank you.
Thank you.
amnesia. Oi, 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 la. Cada della parte delle spine, ma delle spine, come delle spine, cazzicata della parte delle spine.
Durante è l'autore di questo brano che abbiamo appena fatto, si chiama La danza delle sierpi. Grazie. Ovviamente è dedicato ad una donna. Alle sierpi è dedicato. Avete capito? E lui è uno dei pochi che scrive in dialetto in maniera egregia.
Ninfa Giannuzzi. Grazie. Thank you.
sento la bella compagnia di questa sera. Bruno Galeandro, la fisarmonica, da Grottaglio. Stefano Rieli al contrabbasso, grande, da Calimera. Samuele Tommasi, voce, percussioni, tamburi, da Calimera. Grazie. Bisogna dire la provenienza qua, perché sennò si prende. Palmiro Durante da Castrini, un barbaro di Castrini. Gianluca Milanese, da Lizzanello, naturalizzato cavallino, un uomo di mondo, nato a Udine. L'autore della pizzica dorica che avete appena sentito. L'amico Massimo Donno. Massimo Donno. Da Corigliano. Tu come dici? Donno o Donno? Donno. Donno. Massimo Donno, da Corigliano. Ok, quindi questo è l'ultimo brano. Sì. E anche se siamo 3 mesi dopo rispetto al titolo di questa canzone, ci vediamo con questo brano che si chiama Maggio, la canzone d'augurio, di abbondanza dell'Appennino Toscanese. Io ringrazio ancora una volta Ninfa Giannuzzi. Grazie, grazie a voi, grazie al Comune di Zollino, grazie a Luigi Griatti, a Fabio Griatti, grazie al Sindaco, grazie alla Fondazione, grazie a Dio, io non ci credo molto, però vabbè. Maggio l'è venuto. Il maggio è venuto. Maggio l'è venuto.
Grazie. Buon proseguimento.